Ecco il bucchino di borsi, si rivede. Alle 8.20 circa del 5 aprile 2016. Eccolo qua. Ieri potrebbe essere uscito a collemare, però non ci perdiamo in polemiche. Lasciamo tutto perché abbiamo filmato e teniamoci a Porzia, a questo qui. Adesso io non ho visto dall'inizio, girandomi lì, così, casualmente, ho visto sto pennacchio. Da quanto tempo è cominciato non lo so, un quarto d'ora fa non c'era, ecco. Imponente stamattina. Adesso siamo alle 8.25.
E ieri potrebbe essere uscito. Certo, io non è che stavo 24 ore su 24 a guardare qui. Però diciamo che, vista la durata delle sue eruzioni, visto il perdurare dei segni, non dovrebbe esserci stato. Cioè abbiamo detto, se c'è stato, è stato a Collemare e a fine filmato di oggi allegherò una parte di ciò che è successo ieri a Collemare, poi ognuno darà la sua valutazione.
Io solo so per quale motivo stamattina è così imponente. Purtroppo non... no, purtroppo. Non rivelerò questo segreto. È legato a un fatto successo ieri. Se lo rivelassi mi darebbero del mazzo, come al solito. Però, se uno vedesse bene quello che è successo ieri e quello che sta succedendo stamane, se avesse un po' di cervello in testa, capirebbe subito. Siccome imperversa il morbo della mucca pazza a tutte le latitudini oggi, ed io che sono matto, sono rimasto immune da questo contagio, mi devo sorbire anche in televisione, soprattutto in televisione, cosa provoca il morbo della mucca pazza sulle umane genti. Soprattutto ad alti livelli, che cosa sta facendo il morbo della cucca pazza alle persone che contano. È un virus sofisticato che non è stato scoperto, anche perché sono stati contagiati gli stessi scienziati. Non è che non capiscono più le persone, però hanno un comportamento anomalo. Vabbè, io qui chiudo, nonostante sia ancora in atto e penso che possa durare per altri 10 minuti, così, andando a scemare, chiudo qui.